non ci credo. Tutta la città di corsa. Poi, poi cosa... Mannati, Marangiolo! Se non la smettete subito vi do la nota. Io vi mando dal preside! O si espulso tutto l'anno, intendito? No, è troppo divertente, proprio in francese. A votre place, je n'irai pas sinon je vous interroge. Cinese, cinese, ti prego. Ma io, mettati qua. Tutto la meglio. Stop. Cambiamo? Provare. Fisica. Bene, ragazzi. Oggi giocheremo a calcio! Sì! Ma quanto è bella la scuola on demand! Streaming. Non ne posso più di te, Dani, hai capito? Lasci sempre la casa sporca, io sono stufa! E secondo me, tu mi tradisci! Ed è per questo che... E ti piace uscire con Carla, vedi i tuoi amici, devi andare a fare calcetto, perché a me non me ne frega mai niente, vero? Invece a te ne frega sempre di tutto! Va bene, amore? Certo, amore. Grazie! Un viaggio in Azerbaijan, tutto pagato con la tua carta di credito! Sei dolcissimo! Virus e spam. Buongiornissimo! Lei è il nostro milionesimo cliente! Ma no, i soliti testimoni di spam. Senta, per favore, mi... Ma no, guardi che è una cosa incredibile! Mi dica. Lei è il nostro milionesimo cliente! E ha vinto... Una macchina nuova! Una macchina nuova, ma davvero? Sì, cosa aspetta? Clicchi qui per averla subito! Coraggio, clicchi qui! Vabbè, dai, clicchiamo allora! Sì, ho vinto! E invece avrà solo la mia persecuzione per il resto dei suoi giorni! Complimenti! Hai vinto un nuovo smartphone! Wow, un milione in un giorno! Vuoi vincere un viaggio? Mi volete lasciare stare, sì o no? No! Antivirus! Buongiorno, sono Antonio Verusco. Per gli amici, l'antivirus. E cosa vuoi in cambio, antivirus? 500 euro all'anno più la tua famiglia! Ma come? Pagamento anticipato. Continuate pure. Motore di ricerca. Ciao nonna, come stai? Io no, sono la nonna. Io sono il tuo motore di ricerca. Ma sei impazzita? Provami. Come si fa il nodo alla cravatta? Io ho trovato un tutorial. Dove posso andare in vacanza? Io ho trovato un albergo. Dove posso comprarmi un vestito elegante? Io ho trovato uno shop online. Ma quindi tu puoi trovare qualunque cosa? Esatto. Allora trovami una fidanzata. Allarme, errore. Ma cosa sta succedendo? Quello che hai richiesto è impossibile. Come è impossibile? Aiuto. Mi dispiace, sei troppo sfigato. Connessione. Devo fare un sacco di cose in pochissimo tempo, come posso fare? Tranquillo, ci siamo noi! Io sono Gino! Germano! Giacomino! Gian Maria! E tutti insieme facciamo i 4G! Wow, e come potete aiutarmi? Puoi sfruttare la nostra super velocità per fare tutto quel che vuoi! Ok Gino, manda un messaggio a Giulia. Fatto! Germano, acquistami un po' di musica. Sì! Fatto! Giacomino, prendetemi un ristorante. Subito! Fatto! Gianmaria, fammi vedere un video. Gianmaria! Non ce la faccio! Non ce la faccio! E perché? È finito in giga! No, Gianmaria! E io cosa faccio adesso? C'è il buon vecchio 56K! Quante 6K? Fammi vedere un video! Vabbè, fai niente. È
Buon compleanno, nonna. Grazie. Ma che bello, Daniel, mi serviva proprio. Ma non ti sembra un regalo un po' troppo complicato per lei? Ma come ti permetti? La nonna è super tecnologica, sa benissimo come si usa un tablet. Ma dov'è andata? Funziona benissimo! No! Taglia le cipolle che è una meraviglia! Ah, eccoci! Eccomi! No, nonna, non vedo niente, vai più indietro! Ma nonna, non tu indietro, devi allontanarti dal cellulare! Ma dove vai? Torna qui! Sei tu che mi hai detto di andare indietro! Ma perché urli? Nonna, lei è la mia fidanzata. Fammi vedere i suoi profili social. Devo controllare se va bene per te. Certo, vieni. Ma sei pazzo? Non sono pazzo, amore. Ma mia nonna non è capace. Pensa che non è neppure in grado. Ah, adesso ti ho trovata. Valentina Birichina 98. No, non sono io. E perché Jacopo la segui e metti i cuori alle foto? Cosa? No, amore, posso spiegare? Aspetta un po' che guardiamo la cronologia di Jacopo. Dai, nonna, proprio oggi dovevi diventare una smanettona. Hai capito, Jacopino? Amore, io ti posso spiegare tutto, perché è il classico problema del dito che mi si preme da sole. Si preme da sole con tutto. Aia, aia, amore! Amore! Dagli forte! Ragazzoni, oggi facciamo carbonara. Abbiamo già un uovo sbattuto. Per prima cosa prendiamo prosciutto, molto importante, ecco, e sbattiamo dentro. Poi prendiamo pomodoro, giusto una passatina. E poi la cosa più importante di carbonara, la panna. E ora siamo pronti a sbattere tutto in pentola a caso. Buon appetito! Daniel, c'è un tuo amico da aiutare! Un mio amico. Ma io questo mica lo conosco. Ma è il tuo internet. Sì, ma non conosco tutti quelli che sono su internet, è impossibile. Sì, ma questo qui è un incapace. Li devo insegnare io. Non puoi, è il bello di internet, ognuno la fa come vuole. Al massimo puoi aprirti un canale anche tu. No, nonna, scherzavo. Benvenuti in una nuova puntata di Cucina Bruna! Nonna, ti prego, facciamo una pausa, abbiamo già girato 147 ricette. Meglio, così puoi farmi la reaction. La cosa? La reaction! Che? Ti guardi i miei video, reagisci e io faccio il guess. È trap. Bro! Con questo, nonna, non dovrai più preoccuparti di fare le pulizie. È già programmato, fa tutto lui, tu schiacci e va. Puoi dire addio alla scopa? Addio, bye bye! Nonna, ma sei pazza? Cosa stai facendo al povero robottino? Faceva strani rumori. Avrà preso freddo. Gli ho dato anche un po' di brudino. Ciao nonna, io vado. Aspetta, Daniel. La nonna ha pronta la paghetta per te. Sì, ma non con le vecchie banconote rugose. Nonna, sveglia. Adesso il cash passa tutto dallo smartphone. E quindi? E fammi un bel bonifico. Un che? Bonifico. Ma che bonifico, è bonifico. È roba per vecchi ribambiti. E con cosa mi pagheresti, scusa? Coi bitcoin! A parte che si dice bitcoin, e poi cosa c'entra? È il futuro! Aggiornati, boomer!
Ricapitolando, con internet puoi fare le videochiamate, chiacchierare con i tuoi amici, portare a spasso il cane. No, nonna, e poi non ce l'hai un cane. Un gatto? Neanche. E allora, cosa posso fare? Ma puoi fare tutto, persino ordinare la cosa che desideri più al mondo con un solo click. Davvero? Assolutamente sì. E quello chi è? Esemi nuovo Toy Boy. Non so se hai ben capito come funziona internet. Ma come ti permetti? Ho anche scritto un libro. To, ciapa, leggi un po' qui e informati. Ah già, e ci siamo anche noi. Con smartphone. Perché amare significa saper riconoscere una lacrima prima che scenda ed un sorriso prima che nasca. Sì. Oh. Sì. Oh. 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 1000 like in 5 secondi! Senza smartphone. Perché amare significa riconoscere una lacrima prima che scenda e un sorriso prima che nasca. Ma dai! Ma che sei, Fabio Mora? Ma vai a lavorare, va! Con smartphone. Solo a Star Wars Story al cinema. Jacopo, ma il tuo appuntamento? Non sono in ritardo! Cercami una giacca di pelle. Pensavo mi dessi buca. Ho temuto il peggio per un secondo, ma è passato. È passato. Senza smartphone. Ma dove sono finito? Ho temuto il peggio per un secondo, ma è passato, è passato. Ma chi sei? Sono io, Jacopo. No, non vogliamo niente. Con smartphone. Giornata elettrizzante, tra poco faccio colazione, poi andrò in palestra e infine, per la gioia di tutti voi, vi porterò a fare shopping! Baci baci! Senza smartphone. Ciao ragazzi, oggi giornata elettrizzante. Allora, tra poco faccio colazione, poi andrò in palestra e infine, per la gioia di tutti voi, vi porterò a fare shopping! E quindi? No, era così, per dire... Con smartphone. Buongiorno, io stavo cercando qualcosa in grado di riprodurre film, fare belle foto, ascoltare musica, navigare su internet, mandare messaggi, telefonare. Lei che cosa mi consiglia? Ecco lei. Ah, grazie mille. Senza smartphone. Riprodurre film, fare belle foto, ascoltare musica, navigare su internet, mandare messaggi, telefonare. Lei che cosa mi consiglia? Di aprire un mutuo! Senza smartphone. Bella serata. Carina, carina, sì. Molto carina. Nonna? Nonna? Tranquilli, raga. Sono i muratori. Ah, i muratori. Con smartphone. Senza smartphone. Amore, sarebbe bello però poterci far fare una foto. Amore, ma facciamocela una bella foto. Scusi, ci farebbe una foto, per favore? Certo. Grazie. Grazie mille. Chissà come è venuta. Beh, amore, tra un mesetto lo scopriremo. Con smartphone. Amore, dai, vieni qua, facciamoci un selfie. Va bene, amore. Dai, su, sorridi. Sto sorridendo. Dai. Sono felice. Un po' più felice. Ma sono... Ma sistema un po' il ciuffo. Amore, lo so, però è che... Dai, ridi, ridi. Con smartphone. Dai.
Jacopo Fitzgerald Mannati! Fitzgerald? Dove sei stato? Ero al bar con gli altri, è una serata tranquilla, molto... No, una cosa tranquilla, eh! Alle 21.17 siete andati a bere da Alfred perché Giulia ha postato una stories. E alle 21.48 invece Marco ha postato un'ulteriore storia su WhatsApp e guarda caso eravate a casa di Marta. Dopodiché sei sparito su qualsiasi social per 3 ore. Che cosa avete fatto in questo lasso di tempo, eh? Stavate giocando a scala 40? Era 3-7. Non credo! Ah, ma non è finita qui! A mezzanotte 14 Luca ha aggiornato il suo stato su Facebook e vi ha taggato all'Alcatraz di Milano! E per poi concludere la serata alle 2.37 al paninaro Magna da Mortazza! E beh, ma era buona la mortazza, cioè... E dopo tutto questo, tu mi vieni a dire che è stata una serata tranquilla, eh? Vabbè, ma... Sei un uomo ferito! Senza smartphone. Dai. Jacopo Fitzgerald Mannati! Fitzgerald? Dove sei stato? Ero al bar con gli altri, è una serata tranquilla, molto... Va bene tesoro, mi fido. Davvero? Certo. Se solo non mi avessero consegnato queste! Ma come hai fatto? Investigatore privato. Vabbè. Sono